Green, già dal titolo, per quanto riguarda come l'ho inteso io, mette subito al centro del film l'identità, la ricerca dell'identità, la perdita a un certo punto, e secondo me questo può essere uno degli argomenti centrali della nostra chiacchierata. Però tornando a ritroso, parto con una mia curiosità personale che già un po' si intravede nel film, però com'è l'infanzia di passata in Marocco, comunque in un contesto di un ambiente agricolo e peraltro insomma la tua attività era in buona sostanza di bambino pastore, per brutalizzarla, insomma. Lì fai capire che era comunque una cosa che ti andava fino a un certo punto. Però, oltre il film, questo aspetto come l'hai vissuto è stato una delle leve che ti ha fatto poi pensare di poter avere, di poter fare un'altra vita, insomma. Buonasera a tutti, grazie, grazie dell'invito. Sì, io nasco in un contesto abbastanza particolare e da subito ho scoperto che nella vita avrei dovuto essere pastore e la cosa che un po' mi ha incuriosito, che poi ho scoperto che è stata una salvezza, quella del scoprire la scuola, e la scuola era a una mezz'ora del paese e io avevo deciso poi di andare, chiese prima mia madre, i miei zii, di iscrivermi a una scuola, ma non era possibile perché c'era bisogno, perché nasci in un contesto in cui vivi, se hai un gregge, se non hai un gregge è molto più difficile. Rubai il registro di famiglia, poi vado a scuola, mi iscrivo di nascosto, il preside mi dice che ho 6 anni e non posso iscrivermi, insomma si rimase molto male, però poi mi disse se vuoi vieni, segui dall'ultimo in classe, in fondo alla classe. E per me da subito detto, cavolo, vuol dire che 4 ore al giorno non sto dietro al gregge, ma imparo qualcosa di nuovo. E la scuola per me era una cosa misteriosa, un po' da scoprire. E mi ricordo che in prima elementare eravamo in 30 ragazzini e poi in sesta elementare eravamo in 3, quindi i ragazzi venivano presi per lavorare. Io ebbi questa fortuna di arrivare fino alla sesta perché avevo un padre in Italia che aiutava la famiglia, quindi io ti aiuto a una condizione, tu mi mandi mio figlio a scuola. E a un certo punto poi mi accorgo che una volta che sarei arrivato alla sesta elementare sarebbe finita lì, perché non c'era poi modo di continuare a studiare in città, era impossibile. E ho iniziato a vedere con occhi un po' più, insomma, da grandino, i ragazzi adolescenti di 15-16 anni in cui vivevano una vita disperata, si auguravano del mare e iniziavano a trovare il fumo per sfogare un po' il loro dolore, e questa cosa mi ha fatto paura, perché da subito ho detto no, io non voglio essere così. Sicuramente poi c'è stata l'altra parte, la curiosità di stare vicino al padre, perché da quando sono nato mio padre l'ho visto una volta ogni 2 anni, quindi in quel mese che lo vedevo ero un principe, quindi volevo essere principe vicino a lui, e sicuramente questa cosa ha fatto in modo poi di scontrarmi con lo zio, e la parte dello zio è stata molto severa e dura. Mia madre si è trovata in un contesto di famiglie di 5 zie che avevano superato l'età del matrimonio e non era accettata. Un padre che è partito per l'Italia, ma i fratelli non, come dire, non, lui ce l'ha fatta e noi no, quindi una invidia. E tutte queste cose qua hanno fatto in modo di la mamma, che a un certo punto poi si è accorta che lì stava soffrendo e fece questa scelta, no? Cioè,
Io mia madre l'ho vista piangere per la prima volta quando mi stava lavando i piedi, io non l'ho mai vista piangere e lì mi resi conto che stava succedendo qualcosa di forte, no? E poi vivi in un contesto in cui non c'era la TV, non c'era il telefono, non c'era l'elettricità. E quindi non sapevi bene come funzionava il mondo, cioè il mondo è quello che vedi, il tuo sguardo dove può arrivare, quindi non, per me l'Italia era un insieme di... A questo proposito ti volevo chiedere come te l'immaginavi l'Italia e soprattutto quando sei arrivato la prima volta, qual è stato l'impatto con la realtà? Mettendo da parte per un attimo le piccole, perché andando a fare comunque un elemento che ritorna nella tua vita comunque tutti sposti. Io, ma non solo io, tutti i ragazzini non avevano idea dell'Italia come era fatta. Io l'avevo costruita così, un insieme di case azzurre sospese per aria, io pensavo che l'Italia fosse in cielo, coperta da un enorme tetto che la copriva dalla pioggia, perché automaticamente la mente di un ragazzino comincia a sentire delle cose, perché quando piove giù entra l'acqua, quindi ci voleva un tetto per coprirlo. E non sapevo che si parlava una lingua diversa, io pensavo che si parlava lo stesso. Questa parte la dico dopo. E quindi arriva il momento di partire, all'epoca, nell'anno 2000, funzionava un po' così, c'erano delle persone adulte, genitori che andavano nel paese tramite conoscenze e prendevano i ragazzini e li facevano insomma, risultare propri figli e li portavano in Italia. Io, grazie a un amico, cioè mio padre non è stato in grado di fare questa scelta, di riuscire a portare un ragazzo, nonostante padre, perché non c'è nessun modo. E quindi questa persona, per me sconosciuta, mi prende un paese, mi porta dove abitava lui, appunto nella campagna di Udine. E un viaggio durato 3 giorni, in macchina, e a un certo punto poi quel giorno lì esco di casa e vedo le pecore, la mucca, e quindi ci rimasi molto male, perché mi resi conto che dico, cavolo, cioè, una cosa che mi ha fatto paura tanto nel viaggio, perché a un certo punto, quando non riuscivo più a vedere il paesino, non riuscivo più dove ero e non riuscivo più a neanche a capire dove in che direzione fosse, perché da ragazzino probabilmente dicevo se non ce la faccio torno a piedi, quindi avevo bisogno di sapere la direzione, ecco. E quella cosa mi isolava proprio. Poi qualche giorno dopo padre mi prende da lì e mi porta a Milano, perché lui viveva a Milano, e da lì inizia un po' un lungo cammino finché mi arriva a fare una... A proposito di punti di riferimento, a Milano quali punti di riferimento avevi? Se comunque c'eri che quando ti hanno travagliato in qualche modo cercavi, e nel viaggio, quando già non lo vedevi più, comunque in qualche modo... c'era un po' questa assenza, no, di punti di riferimento. Una volta che ti arrivi in una città così molto diversa anche dal posto in cui hai vissuto, quanto tempo ci hai messo per trovare lì i tuoi punti di riferimento e quali poi sono stati quei punti di riferimento? Ma i primi anni non ci furono, perché per via della lingua, per via di essere in una grande città di tante persone, e automaticamente mi sono sentito una mosca, cioè arrivavo da una realtà che conoscevo tutti, in una realtà in cui nessuno ti guarda, nessuno sa chi sei e cosa stai vivendo. Mio padre è stato poco presente perché lui lavorava, faceva il doppio turno, faceva 16 ore di fila, si alzava alle 5 del mattino e tornava alle 11, praticamente non lo vedevo quasi mai. Però la scuola, ecco, la scuola ancora una volta mi ha un po' salvato, perché aveva capito che avevo un ragazzino in cui aveva bisogno di un rafforzamento sulla lingua, quindi mi ha indirizzato a un centro di aggregazione giovanile, in giro a Porta Venezia a Milano, dove una realtà che dava la possibilità ai ragazzi di
studiare, di avere dei volontari o educatori. E per me i primi punti di riferimento sono stati gli educatori in questo servizio, in questa realtà. E io non riuscivo a credere, perché per la prima volta vedevo delle persone adulte che mi seguivano a scuola, mi aiutavano a studiare e se sbagliavo non si mettevano a ridere come a scuola, ecco. E lì mi sono trovato un po', è stata un po' una speranza per me. E mi hanno anche aiutato sulle scelte, perché a un certo punto io ho finito le medie, io dovevo subito lavorare perché mio padre ne aveva bisogno, quindi loro mi hanno detto no, è importante studiare. Mi hanno anche aiutato a dire, se tu hai voglia puoi lavorare di giorno e studiare di sera. E così avevo fatto, ho iniziato a lavorare a 15 anni come elettricista, perché volevo essere un mago, e poi studiare di sera. E nel 2009 sono riuscito a diplomarmi come elettrotecnico, però poi è entrata la crisi, la ditta chiuso e è finito il sogno di elettricista. Magari se qualcuno ha delle domande, così facciamo subito l'intervento, se no chiedo altre cosine. Beh, innanzitutto complimenti per chi ha intrecciato la vita di ragazzi che vengono in Italia con storie simili alla tua, riconoscevano un'autenticità, un'intensità in questo film che era. A parte questa considerazione, volevo chiederti, ho incontrato 2 giorni fa un ragazzo tunisino che ho cresciuto negli ultimi anni, io lavoro in una comunità come educatore, e che mi ha raccontato, adesso è più che maggiorenne, che è tornato in Tunisia per il matrimonio della sorella, poi è stato a Nizza a cercare lavoro e è ritornato nuovamente in Italia. E nella sua vita, come la vita di tanti altri ragazzi, emerge quello che emerge anche in questo film, il tornare in patria e sentirsi in qualche modo straniero, anche a casa propria. Ed è una sensazione che spiazza molto questi ragazzi, e volevo capire se è un vissuto che ancora ti porti dietro e come l'hai risolto, quindi invece, se l'hai risolto. Allora, io potrei definirmi collega perché lavoro in una comunità per minori a Milano negli ultimi 3 anni. E questa cosa qui io l'ho vissuta e la vivo ancora oggi. Quando manchi da un luogo, da un paese per tanti anni, i ritorni, tu cambi. Io quando sono tornato, io ero cambiato tantissimo e le persone avevano il ricordo di un ragazzino e quindi non riuscivano a vedevano una persona cambiata, un'altra persona. E probabilmente ti aggrappi un po' ai tuoi ricordi da piccolo, ma questa parte io l'ho sofferta parecchio, perché a un certo punto, verso i 20 anni, in cui io non riuscivo a sentirmi italiano e non riuscivo a sentirmi marocchino, quindi ero un po' sospeso e ero di nessuno, quindi tornai in Marocco per fare il viaggio. Però secondo me tutte le persone che lasciano il proprio paese e ritornano dopo tanti anni sono completamente altre persone, perché hanno visto altre cose, hanno vissuto altre cose, quindi è una cosa che ci vogliono un po' di anni. Io ci ho messo un po' di anni per riuscire a star bene in queste due parti. Il viaggio del 2011 mi ha servito tantissimo, perché avevo bisogno di conoscere il Marocco e la sua cultura. Io arrivo da un paesino di 10 famiglie, no? All'Italia, ecco, e dal Marocco non avevo nulla.
e fece questo viaggio in cui ho conosciuto le città, le persone, e lì in qualche modo ho iniziato un po' a mettere dei mattoni per dire io appartengo a questa realtà e questo paese farà parte della mia vita, per quanto io lo conosca tanto o poco, e automaticamente poi ho iniziato a stare anche bene in Italia, quindi oggi io non riuscirei a farne a meno di uno o dell'altro, ecco, mi sentirei a metà, fanno parte. Però è vero, perché ti senti, e poi impari anche a vivere sospeso in mezzo a due realtà, almeno io ancora oggi non riesco a sentirmi al 100% marocchino o al 100% marocchino italiano, e questa cosa è uno che poi impara a convivere e a star bene nel tempo. Buonasera, la prima domanda che ho a dirle è se suo zio qui in Italia. Lo zio è rimasto giù, lo zio non è il film, non l'ho ancora visto. Ha lavorato in campo giuridico come lavoro io da 25 anni, sono marocchina come te, spero che tuo zio non è qui in Italia. Complimenti a tutto lo staff che ha seguito questo film, complimenti tantissimo. La mia domanda è questa, qual è il messaggio che tu manderesti ai nostri ragazzini che sono ancora in Italia e cosa il messaggio che potresti mandare alla società dove viviamo che è l'Italia? Non sottolineo uno specifico in questo storico momento in Italia. Per cui ti faccio ancora i miei complimenti, sono contenta che tu ce l'hai fatta, io ce l'ho fatta, tanti altri come noi ce l'abbiamo fatta con tanto coraggio e forza e tanto impegno e forza e coraggio. Grazie. Grazie. Questo film è nato perché voleva parlare a un pubblico giovane. Io nel 2011 in questa associazione dove ero stato accolto avevano vinto un progetto finanziato dalla Vodafone dove dava la possibilità a ragazzi di tutto il mondo di imparare il video e la fotografia. Mi hanno coinvolto in questo progetto in cui facevo un po' da runner, portavo i ragazzi da un luogo all'altro per fare le attività. E poi ho iniziato a scoprire il video e la fotografia, però poi a un certo punto io ho iniziato per la prima volta a parlare del mio vissuto con delle persone che, di cui mi fidavo, di cui riuscivo a condividere un po' questo vissuto, e una sera mi trovai di fronte a 40 ragazzi a parlare del mio percorso di vita e ho tenuto questi ragazzini per ragazzini, avevamo 16 anni, per due ore, e in qualche modo loro sono stati toccati da alcuni passaggi, dal rapporto col padre, con la madre, di lasciare il paese, e da lì io non avevo probabilmente le competenze, però le persone adulte avevano visto qualcosa che in questa storia aveva senso e ne valeva la pena di raccontarla. Io mi auguro che ancora oggi vado ancora in giro a presentare il film alle scuole di mattina, di mattinè, e io mi auguro che i ragazzi, qualcuno del Marocco si è arrabbiato per il film perché dicendo questo non è il Marocco, però quello è un suo pensiero, però quello che a me mi ha aiutato tantissimo è che mi sono trovato in un paese, in una città che potevo avere delle possibilità dove io non, al paese non ce l'avevo, cioè non avevo neanche la possibilità di continuare a studiare, e questo mi ha sempre spinto, ha fatto in modo di provarci, di mettermi in gioco. Io arrivavo da un contesto in cui il pastore era considerato ignorante e quindi tutto questo insicurezza, questa paura, però nel mio pensiero dicevo cavolo, io ce l'ho fatta, sono arrivato qua e ho tante possibilità che altri ragazzi non
ce l'hanno e probabilmente non ce l'avranno per tutta la mia vita. Mia sorella, che ha 2 anni più di me, ha fatto solo un giorno all'elementare, quindi non ha avuto neanche la possibilità di... E per i ragazzi io spero che possano comprendere questa parte qua, di mettersi in gioco e soprattutto di rendersi conto che hanno la possibilità che altri non ce l'hanno. Poi c'era un'altra domanda, la seconda domanda. Ma io penso che siamo tutti portatori di storie, tutti noi siamo delle storie, dei vissuti, quindi io la mia adolescenza l'ho sofferta perché ero giudicato marocchino e non riuscivo a dire che ero marocchino, dicevo che sono del Marocco, quindi che aveva, era più leggero dire del Marocco. Quindi insieme, cioè, tutto quello che si vede in TV, nei giornali, viene descritta la parte negativa, purtroppo. Però poi io mi auguro che ci sono, io non sono l'unico, ci sono tante persone che hanno di queste storie, che portano, e poi siamo stati un po' tutti ingrati in altri paesi. Allora, buonasera. Io volevo rispondere un po' alla domanda di questo signore nel fatto che siamo stranieri sia qua sia a casa nostra. Questa cosa è vera, è verissima. Quindi sono stata contenta di vedere questo film perché c'è una parte della mia storia, cioè anche se non è la stessa cosa, è buona, è bella, qualcuno sa, magari non so esprimere cosa sento e tutto, e vedendo questo film è bello dire che vabbè, e così mi sento, anche se una parte è la mia storia, l'altra no, perché la mia è contraria, nel senso, io non vengo dalla povertà, ero una principessa, sono venuta con i sogni e tutto, quindi arrivata qua ho visto un'altra realtà e tutto, e quindi è bello, complimenti. La mia domanda era, tutto l'inizio del film ho visto Adili, una classe che faceva le presenze, quindi io non capivo cosa c'entrava questa cosa. Grazie, complimenti. Quella è stata una delle ultime scene del film. Io ho fatto una formazione di fotografia di cinema in un'agenzia di pubblicità per 4-5 anni e come lavoro io e insomma, le persone con cui ho condiviso questo percorso andavamo nelle scuole, carceri minorine, in tutte un po' realtà diverse in cui insegnavamo un po' questo strumento, il cinema, ecco. E io spesso mi trovavo un po' in quella situazione, quella in cui raccontavo il mio percorso, ma poi anche collegarlo al cinema, ecco. E questa cosa nel 2014 voleva essere nel mio pensiero una cosa che avrei poi portato avanti, no, nella vita. Però poi ci sono stati cambiamenti, adesso lavoro in una comunità, però quella parte lì l'ha portata ancora avanti, quindi non sempre, ma ogni tanto poi mi capita di andare in delle scuole, classi medie, in cui ci avviciniamo di più un po' al cinema, al video, e questi strumenti non nuovi. Buonasera, ciao Di. Sono contenta di vedere questo lavoro al termine. Sai che io qualcosa ho partecipato alla realizzazione di questo film. E quindi volevo farti una domanda.
i passaggi toccanti del film, l'apporto con tua madre e con i tuoi fratelli. La madre è la figura della donna sottomessa che a casa sua non comanda, ma comanda lo zio nell'assenza del papà. E quindi dopo questo, diciamo, capolavoro, la realtà della tua mamma in famiglia è cambiata un pochino o è rimasta la stessa? Allora, prima di tutto passo per quello che ha fatto tutto da solo, ma non è così. Dietro il film ci sono state tante persone, è stato realizzato grazie a un crowdfunding in cui delle persone hanno donato dei soldi per fare in modo che questo progetto si realizzi, delle persone che ci hanno lavorato, la cantante, la colonna sonora, una ragazza di Genova, Alessandra Ravincia, una ragazza italiana che ha studiato Argo. Quindi dietro questo progetto c'è stato tanto quella parte umana, delle persone che io sono felice perché tante persone indietro hanno creduto e hanno portato, e questo film sa un po' di delle persone e della bontà, no? che hanno fatto. E Bossa è stata una di quelle persone, perché a un certo punto poi nella sceneggiatura scritta in italiano, ma bisognava fare i sottotitoli, bisogna poi fare la voce fuori campo in arabo, ecco. Io avevo scritto tutto in italiano, ma avevo bisogno di una persona che sapeva bene l'arabo marocchino. Ecco, e Bossa, insomma, si è resa disponibile, mi ricordo che veniva qua di mattina per tradurre quello che si riusciva. E, per quanto riguarda la madre, sì, la madre per me non solo mia madre, ma penso tutte le madri hanno della forza, non so, hanno qualcosa che io non lo so. Mia madre ha vissuto tantissimi anni in contesto di zie in cui non era accettata da zie, che non era voluta, e lei ha scelto di non raccontare nulla al marito, perché il marito quando arrivava era tutto perfetto, partiva e tornava un po' alla normalità. E mia madre ha scelto di non dire tutta una serie di cose, perché poi si sarebbe trovata in condizione che il marito avrebbe fatto una scelta di costruire una casa per sé e lei si sarebbe stata giudicata diversamente dal paese. Quindi ha tenuto tutto. E mia madre i miei genitori si sono sposati nel 85, e mio padre nell'88 è partito, e loro per 20 anni praticamente si sono visti una volta ogni 2 anni, e appunto noi figli siamo nati a distanza di 2 anni, e non è un caso, e siamo 5. Però una delle cose che comunque mi ha aiutato al sacrificio, perché ero in contatto con un padre che aveva fatto tutta una serie di sacrifici, e loro non riuscivano a sentirsi al telefono o scriversi lettere, loro non hanno avuto l'opportunità di andare a scuola, non sanno né scrivere né leggere. E nel 2006 io e mio padre siamo riusciti a fare il ricongiungimento familiare, e sono arrivata la mamma, i fratelli, all'epoca erano piccolini. Il protagonista che vedete nel film è mio fratello, e tutti i personaggi in Marocco sono tutti cugini. Lo zio al paese non è, tutti i zii non sono così, è uno zio particolare. Io ho sofferto tanto questa parte, questa ingiustizia, perché sono capitato in un contesto così, senza padre, con un zio così violento. E poi ho scoperto che poi mio padre si era comportato allo stesso modo verso lo zio, e tutta una serie di cose ha portato a essere, mio zio a un certo punto poi ha dovuto mandare avanti la famiglia da solo, perché era l'unico, quindi una famiglia di 15 persone in cui devi sperare che piove per andare, no? Quindi con tutta una serie di problemi, e qui gli sfoghi nella rabbia, ecco.
E poi si è sposato, mio zio ha avuto dei figli e ha cambiato tanto, lì si è reso conto. Però mia madre e mia mia mi ha insegnato che non bisogna mai portare la rancore, bisogna saper perdonare. Lei è riuscita a perdonare, lei ce l'ha. Ed è incredibile, sì. E poi un'altra cosa bella, la prima del film è stata nel 2016, ad aprile, e in una sala così mio padre e mia madre erano presenti in sala, perché facendo il film, insomma, mio padre non è che l'ha presa bene all'inizio. E infatti volevo chiederti, qual è stata la reazione del tuo familiare al film? Beh, non è stato semplice. Mio padre mi ha segnato subito gli anni dicendo che ti metti a raccontare. Però sono stato anche bravo di dirgli, ma no, ma una roba piccola così. E mi ricordo a un certo punto Hamid, mio fratello, protagonista, noi eravamo andati giù ad aprile a girare e lui faceva la terza media e non potevamo portarlo giù per 10 giorni. E abbiamo raggruppato tutte le sue scene in 3-4 giorni. E ero già partito giù nel paese, abbiamo iniziato, a un certo punto lo zio chiama mio padre e dice guarda che tuo figlio è portato qua a casa, gente strana, cosa sta succedendo? Mio padre mi chiama e fa cosa stai combinando? No, senti, io Hamid non te lo porto più, cioè io ho sudato freddo, cioè se non porti più Hamid del film saltava, ecco. E grazie alla nonna, grazie alla mamma, insomma l'hanno convinto e mio padre con i suoi mezzi non ha riuscito a capire il senso, non riusciva a capire il senso di raccontare il film, però poi la parte più bella è si è trovati in una sala così, e loro hanno 50 anni, però non erano mai stati al cinema, non hanno mai visto un film al cinema, e si sono trovati a vedere il film, mia madre il film l'ha sofferto tanto, perché l'ha vissuto sia prima che dopo la mia partenza, l'ha sofferto, e invece mio padre è un prontuomo, che c'ha sempre da ridire su tutto, non ha parlato per tanto tempo, però ho trovato che ha preferito non parlare, e la mia lettura è stata, probabilmente si è reso conto in che contesto ha lasciato la sua famiglia, e probabilmente si è reso conto di tutta la sua generazione che è partita negli anni 80-90, che hanno lasciato famiglia in quel contesto, quindi e poi un'altra cosa bella è stato che mio padre mi ha sempre trattato da adulto, non c'è mai stata quella parte di sentimento. Dopo il film è nata questa parte qua del quella sensibilità. Come se avesse recuperato una base che si era persa. Sì. E anche perché poi per la prima volta ha conosciuto suo figlio, no? Tutto il film lui non sapeva nulla, ecco. Ed è stato un bel momento. Immagino che saranno orgogliosi. Io credo sì. Ascolta, poi magari se ci sono ancora domande. Ok, posso fare una domanda io poi ti ho detto. Tu comunque, lo dicevo anche all'inizio, Lida, è diversa il tuo tipo di immigrazione rispetto a quella che c'è adesso, come è stato diverso tu rispetto a quella di tuo padre. La mia domanda è. Com'è cambiata secondo te la percezione da parte degli italiani nei confronti di chi migra, dei migranti o generalmente di chi non è italiano dell'extracomunitario? Secondo me, mio nonno diceva, a un certo punto tutti se ne sono andati via da questo paesino perché lì si vive per andare avanti per grazie alla pioggia. Per mio nonno tutti sono partiti, non pioveva più, per anni non ha più piovuto. Quindi lui ha detto, se mi sono andati via, non mi hanno voluto bene questo paesino che non piove più. Era una questa sua lettura. E appunto mio padre è partito, non era un paese dove c'era la guerra. Ha scelto di partire, probabilmente i suoi coetanei sono partiti e si è trovato da solo. O probabilmente è stato così bravo di dire do un futuro ai miei figli che qua non ce l'avranno, e mio padre se non fosse partito io non sarei mai qui.
Io mi ricordo che alla scuola media ero l'unico ragazzino straniero, eravamo due o tre, e l'immigrazione è cambiata probabilmente perché c'è più immigrazione, quindi più diverso, diverso è di più, e soprattutto il non conoscere spaventa spesso. Ecco. Io lavoro appunto in comunità con minori e ci sono appunto alcuni ragazzi che arrivano da paesi dove ci sono di guerra, dove, cioè, i loro racconti che hanno dovuto attraversare il mare, in Nigeria, cioè mezzo continente, un gruppo di persone che solo metà è arrivata e metà no, quindi cioè, c'è qualcosa di così forte che ti spinge proprio a mettere in gioco totalmente la tua vita. E appunto l'immigrazione secondo me è cambiata perché c'è più immigrazione. Certo. E nel senso, quando tu sei arrivato in Olanda, appunto l'abbiamo detto anche prima, è stato comunque un momento anche di scombussolamento personale. Qual è stato il segreto comunque per mantenere, ti viene in testa anche il tuo progetto di vita futura che avevi? C'è stato qualcosa proprio che ti ha consentito di dire in mezzo anche a queste cose che peraltro possono anche tranquillamente portare una persona a essere spaesato e a prendere altre strade, tu invece sei rimasto abbastanza centrato sul tuo progetto di vita che avevi senza... Ma secondo me quello che mi ha aiutato è stato un sogno, quello di diventare elettricista, e io ci credevo fino all'anima perché volevo essere quello. E, sicuramente le persone che ho incontrato sono stati un riferimento. Appunto, mio padre diceva, io e te non ci possiamo permettere di uscire alla sera o a cena o a bere una birra, no? Per passare, spendere dei soldi fuori, no, noi non è concesso. Quindi questa cosa non era solo un racconto, ma proprio si viveva questa cosa. Quindi dalla mia parte io dicevo, cioè come se sono partito con un compito, con una missione, cioè non mi potevo permettere di perdere tempo, di... e quindi sì, ero quadrato, cioè mi ero, insomma, io pensavo che a 20 anni mi volevo sposare, quindi ero, per fortuna non è successo. Io complimenti, finalmente ce la fate, è da mesi che ti cola dietro. Te ho a Milano fino adesso, sotto casa mia, finalmente. Sono del Senegal, come sei tu, allora, come te ho scoperto il Senegal dopo che sono venuto in Italia, perché anche ho sentito questa cosa della crisi di identità, perché anche sono arrivato abbastanza giovane. E ho fatto un giro in Senegal per la prima volta 3 anni fa per conoscere bene che cosa vuol dire essere senegalese. E mi sono accorto di una cosa, ed è per questa che vorrei fare una domanda, che qual è l'impatto di questo film nella società marocchina? Farò anche una premessa, faccio questa domanda perché quando ho girato il Senegal mi sono accorto che l'immigrazione se ne parla tantissimo in Italia. Di queste occasioni qua ci sono, noi ci incontriamo, guardiamo un film, ci commuoviamo e parliamo fra di noi. E quando sono andato giù mi sono accorto che le zone da dove, cioè io sono di Dakar, proprio al Cap Manuel, sono venuto così. E quando ho scoperto questa zona da dove venivano tanti ragazzi che prendevano le imbarcazioni, mi sono accorto che lì non se ne parla di immigrazione, non se ne parla di morte, non se ne parla di che l'Europa non è un Eldorado. E allora mi sono accorto che ci sono tanti film, ci sono tanti programmi, ci sono tanti progetti che parlano di immigrazione, di come salvare il resto dell'Africa, di come parlare con questi ragazzi. Allora che i mezzi, le media, le informazioni, tutto questo non arriva.
non sanno niente di Dakar, figuriamoci dell'Italia. Allora mi dico, che cosa lo facciamo fare tutto questo? Bisogna arrivare lì, bisogna parlare con questa gente. Vorrei sapere, questo film qua io l'ho trovato bellissimo e secondo me merita che un ragazzo in Marocco, nel punto più lontano possibile, possa avere consapevolezza di che cosa è realmente attraverso il lavoro che avete fatto, se l'avete già fatto oppure ci spieghi che cosa intendete fare con questo, che cosa noi possiamo fare insieme a questo film qua per poter poi dopo apportare qualcosa di più positivo rispetto a ciò che è stato fatto fino adesso. Grazie. Verso la prima parte mi aveva fatto una domanda che non ho compreso bene. In questo film ci sono delle, capito bene, ci sono delle parti, quali sono le parti da comunicare? L'impatto proprio del film della società marocchina. Ah, ok. Oppure a chi è destinato il film, se è una cosa da vedere solo qua o una cosa da esportare adesso all'estero per parlare direttamente con gli interessati. Il film è stato presentato appunto quando è uscito e noi grazie a, insomma, alla semplicità di oggi, perché siamo riusciti a mandarlo in tantissimi festival, un centinaio, bastava mandare la copia al festival e alcuni l'hanno preso e dove siamo riusciti siamo anche andati a presentarlo. Uno di questi paesi è stato il Marocco, a Tangier. E quindi per me era un bellissimo traguardo riuscire poi a portarlo a Tangier. Quello che mi sono accorto è che a Tangier, un po' lo sapevo, che in Marocco il cinema non è alla portata di tutti, il cinema è per pochi, ecco. E il pubblico che ha visto il film e le domande che sono venute fuori, che appunto Tangier, città come Tangier, non sapevano di questa realtà qui, cioè non sapevano bene cosa succedeva nelle campagne, e da qui nasce poi l'idea, il desiderio di riuscire poi a portarlo in Marocco, ma in contesti da paesini dove non c'era TV e soprattutto a ragazzi. Questa parte mi piacerebbe riuscire a portarla in futuro, ma è molto difficile perché ci vuole un budget, tutta una serie di cose. Però è vero, nel paese, appunto, proprio nelle città non sanno, anche in Marocco non sanno cosa succede nella campagna. Allora, siamo arrivati alla fine, se c'è una domanda, ok, quella che volevo farti te la faccio allora, perché mi spiego. Sì, ti volevo chiedere, a parte la dimensione familiare, quando sei arrivato in Italia, c'è stata una dimensione, diciamo, comunitaria di riferimento, cioè la realtà delle persone marocchine che hai incontrato una volta in Italia era compatta o frammentata e ti ha aiutato, se sì, come a integrarti, a prendere parte alla nuova realtà? Io ho scoperto, insomma, i connazionali in un passaggio abbastanza strano. Mio papà nel suo percorso in Italia ha vissuto 15 anni senza sotto un tetto, quindi ha vissuto tanto per strada, e quando sono arrivato io non poteva più permetterselo di vivere in maggiore, quindi ho dovuto chiedere aiuti a conoscenze, amici, quindi mi sono trovato a vivere con persone della sua età in cui tutti avevano una famiglia in Marocco e tutti avevano la rabbia addosso e la sfogavano un po' nell'altro, quindi da ragazzino mi sono trovato in contesti in cui si arrivava di mani, era una cosa che facevano paura, e questa cosa qua un po' mi ha
mi ha staccato dal, dal rapporto con i miei connazionali, perché mi faceva paura. Poi sicuramente questi sono impatti da adolescenti, poi sicuramente oggi la vedo in modo diverso. Però ho visto da vicino che persone soffrivano la vita in un paese in cui non potevano ritornare, perché tanti non avevano i documenti per poter tornare in Marocco e non vedevano i figli da anni, o probabilmente un figlio veniva a mancare e non riuscivano a tornare giù. E poi ti trovi in Italia dove hai fatto tutta una serie di scelte e non puoi più tornare indietro, perché se torni indietro non sei nella cultura, non sei più uomo, perdi di valore, no? Vieni giudicato male perché tu hai avuto la possibilità di andare e gente muore per andare di là e tu sei tornato, no? Quindi persone che si trovano prigionate praticamente da questo tipo di scelta, e persone che sfogavano, ecco, appunto questa rabbia. E questa cosa mi ha un brutto, appunto, tanto che fino ormai 20-22 anni l'odore dell'alcol mi faceva venire la nausea, perché mi ricordava, e papà a un certo punto erano successe tutta una serie di cose in cui ha dovuto poi, insomma, ha trovato un po', cioè ha usato questa forma per l'unica volta nella mia vita, ecco, insomma, è dura. Io ho visto, allora farò il grande applauso. Se volete farlo, fatelo.